Questo è il pianeta Terra. Il nostro pianeta è bello ed è la nostra casa. Ci sono tanti animali, piante, colori e sapori. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una vita meravigliosa. Ma c'era bisogno di qualcuno che se ne prendesse cura e per questo fu creato l'uomo, per prendersi cura del mondo ed essere molto felice qui. Ma è meglio essere in due anziché uno. Vedi chi è venuto ad aiutarlo? La donna, che insieme all'uomo si prenderanno cura del mondo. Ma non tutto è buono e tu devi saperlo per proteggerti. Nel mondo esiste anche il male e cerca sempre di portare cose brutte nella nostra vita. Tu devi imparare a vedere quando il male ti sta intorno e ti devi proteggere. Ogni parte del tuo corpo è molto importante ed ha una funzione. Occhi per vedere, piedi per correre, orecchie per sentire e bocca per mangiare. Ma alcune parti sono intime. Sai cosa significa? Intime significa che solo tu le puoi toccare. Le altre persone non lo possono fare. Ma il male vuole ingannarci e usare persone per ferirci. Ma la cosa buona è che il nostro cuore ha un radar che ci fa capire quando il male ci vuole prendere. Sai come usare il radar? No? Io te lo voglio spiegare. I tocchi buoni ti fanno sentire bene. Il tuo cuore, che è il tuo radar, si sente felice, protetto e amato. Ma alcuni tocchi ti fanno sentire confuso e non sappiamo come ci sentiamo, è bene o male. Sono fatti di nascosto e ci viene chiesto di non dire nulla. Il tuo radar ha voglia di piangere. Il contatto fisico con parenti ed amici non deve causare disagio dentro di te. Ci sono persone che fingono di essere brave davanti agli altri, ma vogliono farti del male quando siete solo voi due. Non permettere che questo accada e raccontalo a qualcuno. Quando qualcuno ti vuole mostrare le sue parti intime o vuole vedere le tue, non permetterlo e se necessario grida, scappa via e raccontalo a qualcuno. Rispettare gli adulti non vuol dire che dobbiamo fare ciecamente tutto ciò che ci chiedono. Se qualcuno ti costringe a toccare le sue parti intime o le tue, rispondi no, non avere paura. Non importa chi è, scappa e raccontala a qualcuno. Il silenzio è il migliore amico del male. Se qualcuno ti fa queste cose, non importa se ti minaccia, se ti dice che ti picchierà o farà del male alla tua mamma, o se ti offre dei regali in cambio del tuo silenzio. Non stare in silenzio. Chi sta sbagliando è lui e non tu. Fare foto o video è bello, ma ci sono persone che vogliono fare del male. Se ti chiamano per fare foto senza vestiti o con qualcuno che tocca le tue parti intime, rispondi no e raccontalo a qualcuno. Gli estranei sembrano carini e per questo il tuo radar potrebbe non vedere male nessuno. Ma non accettare niente dagli estranei. Sii educato, ringrazia e va subito via. E ancora, se qualcuno ti propone di guardare persone senza vestiti su internet o su una rivista, rispondi no e raccontalo a qualcuno. Se tu non racconti ciò che è successo, il male diventa sempre più forte e più forte, cerca di imprigionarti. Se tu non lo racconti, il male continuerà sempre. Quindi tu cosa dirai al male? No. E così il male scapperà via da te e non ti farà mai più male.